Incontriamo Antonio Borrelli, anche lui un radicale di lunga data. E lo rivediamo dopo parecchio tempo. Antonio, come stai? E un pensiero, diciamo, in occasione appunto di questa cerimonia laica. Pensiero lungo, innanzitutto una battuta: al momento ancora funerali laici di Marco non gira una canna, questo. Ma accadrà, ma una battuta. Io conosco Marco, che era un ragazzino che consegnava Umanità Nova, l'organo anarchico della Federazione Anarchica Italiana. Io avevo 14 anni, era il 1970, e lui faceva il direttore responsabile di questo giornale, in quanto appunto c'era la problematica di legge che doveva esistere un direttore. Poi fu Spadaccia l'anno successivo a fare il direttore responsabile, poi Aurelio Candido. Quindi sono un radicale da quando ero bambino, insomma, a parte le primissime esperienze nei gruppi extraparlamentari di sinistra. Poi accade che nell'82 c'è stata quella sorta di scissione con un congresso molto duro con Geppi Rippa, e io mi iscrissi per la prima volta al Partito Radicale. Per questo motivo avevo tentato anni prima di farlo. Poi mi ricordo che andavo al partito, incontravo dei personaggi che ancora non ero in grado di riconoscere, insomma, curiosi, qualcuno come ancora oggi antipatico e respingente, però insomma, vabbè, questa è la storia radicale, c'è di tutto. Oggi prima ho visto uno che ha fatto con i tacchi a Piedi Uniti e ha fatto il saluto romano quando è uscita la bara dal partito, quindi c'è davvero, davvero di tutto. Nel 1983 io sono, venendo da una scuola di teatro, Pannella mi prende e mi mette a Torre Argentina a occuparmi del manifesto dei premi Nobel, quindi a recuperare tutte le firme dei sindaci e dei vescovi. E poi ama essere portato in giro per me, sia per quanto riguarda le campagne elettorali, in macchina, lui non guidava, io avevo una Fulvietta ed eravamo dei fuorilegge nel centro di Roma, e lui rideva molto anche quando siamo rimasti senza benzina e abbiamo spinto l'auto fino al distributore che era allora in piazza Barberini. A Napoli andammo con Maria Teresa di Lascia, e lui era un sciopero della fame lunghissimo e della sete che aveva aggiunto, e facemmo un blitz in una TV napoletana dove c'era Napolitano, il futuro Presidente della Repubblica, con il quale ebbe una furiosa litigata. Noi facemmo letteralmente un blitz mentre Napolitano era in diretta o stava registrando il programma. Tornando in auto, io avevo dietro, alla mia sinistra, dietro immediatamente Luigi Del Gatto, poi c'era Peppino Calderisi, a destra c'era Gianfranco Spadaccia e accanto a me c'era Marco Pannella, che mi spingeva ad andare con quella macchina a 200 all'ora, già stanchi, eccetera. Lui era proprio, godeva di questo, e così quando lo accompagnavo a trovare il padre in Abruzzo, andando da queste famose zie Zitelle, e anche lì insomma mi spingeva per quelle curve, non c'era ancora l'autostrada, ad andare a velocità sostenuta. Sono tanti i ricordi di Marco, che ci ha folgorato tutti nelle sue trasmissioni a Canale 56, 66, nei suoi inviti a partecipare. Lui diceva che il peggior reato è quello di rimanere con le mani in mano, e questa è una cosa che poi quando ti prende, che ti ritrovi in solitudine a casa, e a quel punto devi reagire. Io venivo dall'Accademia d'Arte Drammatica e andai a dare una mano per una manifestazione, e da allora non sono più uscito da Torre Argentina fino a poi
all'86, a delle evoluzioni, sono stato fuori, ho preso e lasciato, anche le mie tessere sono un po' a singhiozzo, 2 o 3 anni di iscritto e poi 2 o 3 anni no. Poi rientrai nel 1996 con il club Pannella. Allora ci fu un'intensa militanza, io poi ho lavorato grazie a lui da interno con un contratto a tempo indeterminato con Radio Radicale, fummo con Rino Spampanato dei pionieri di internet con una radioradicale.it che era seconda al mondo, solo la CNN allora, c'erano 50.000 persone teoricamente collegate ad internet, ma pochissimi lo erano effettivamente. La Camera dei Deputati, il Senato non aveva un sito internet. Quindi a tempo pieno, sia in radio, lavorando 2 anni e mezzo senza soluzioni di continuità, Natale, Ferragosto, sabato e domenica, praticamente giorno e notte, e quando non stavo a Radio Radicale stavo al partito ed era il tempo, ma già nell'80, nei primissimi anni 80 ricordo, qui era virgolette proibito consentirsi per un militante una vacanza, perché il da fare era sempre intenso, stringente. A tutti quelli che vedono o hanno visto i radicali da salotto, ecco, io posso dire che in 50 anni i radicali non sono mai stati con le mani in mano, sit-in, presidi, manifestazioni, riunioni continue, è stata una storia molto, molto intensa che Marco ha portato avanti e in buona sostanza guidato, anzi io qui voglio dire che se Marco non fosse stato circondato da qualcuno che non agli occhi suoi ma agli occhi degli altri ha esagerato negli atteggiamenti anche di protezione di questo pannellismo versus l'essere pannelliani che siamo tutti, davvero quella di Marco è un'eredità di tutti. Ecco, io credo che Marco non avrebbe avuto mai nessuna difficoltà ad avere la maggioranza in qualsiasi congresso. Lo hanno reso, specialmente recentemente, odioso le persone che gli stavano vicino, non tutte naturalmente, però io posso dire e testimoniare che queste sono state troppo spesso al di là delle strumentalizzazioni, perché è tutto compatibile, non è che non sia compatibile il diritto alla conoscenza con quella che è un movimentismo che è storico per i radicali. C'è sempre stato, è giusto che ci sono tante battaglie tutt'oggi in campo e che sono tutte ancora da fare, l'antiproibizionismo, l'eutanasia, e quindi io non vedo nessuna diaspora nella sostanza e nelle frasi ultime che Pannella, virgolette, ha recitato, per me la più significativa è quando dice, no, quella che sembra quella ultimamente negletta, la respinta, è sempre i soliti che poi ci caricano sopra, ma lui ha detto che Dio illumini Emma. Ecco, noi l'abbiamo una leader, ce l'abbiamo. Grazie mille. E non credo che sia necessario traccheggiare in questa fase, dopo che abbiamo già tanto sbagliato in un paese che ha visto una popolazione che almeno una volta ha dato un voto radicale, ha messo una firma per le decine e decine di referendum radicali. Quindi un po' tutti, specialmente oggi che in morte di Marco finalmente lo hanno reso notiziabile, e hanno preso coscienza di quella che è la scuola e la giustezza delle analisi e delle capacità di governo dei radicali. Ecco, in questo bisogna unirsi. Perfetto, io ringrazio Antonio per questi ricordi e anche per incantare sempre con la sua voce e il suo modo di parlare. Grazie Antonio. Grazie a te.